annuncio, intercessione e speranza. Intorno a queste tre parole Papa Francesco ha costruito l'omelia della messa celebrata a Santa Marta, tre dimensioni fondamentali nella vita di un credente. Anzitutto l'annuncio, un cristiano non può non testimoniare anche con il proprio sangue che Gesù è morto e risorto per noi, per la nostra salvezza. Un'opera di amore che si perpetua ogni giorno con l'intercessione al Padre. Il Figlio di Dio, ha detto Papa Bergoglio, prega per ognuno di noi. E infine il cristiano è una donna e un uomo di speranza. Spera e attende il ritorno di Gesù. Possiamo domandarci, ognuno di noi, come è l'annuncio nella mia vita? Come è il mio rapporto con Gesù che intercede per me e com'è la mia speranza? Ci credo davvero che il Signore è risorto? Credo che prega per me al Padre. E ogni volta che io lo chiamo, ma lui sta pregando per me, intercede. Credo davvero che il Signore tornerà, verrà. Ci farà bene domandarci questo sulla nostra fede. Credo nell'annuncio, credo nell'intercessione. Sono un uomo o una donna di speranza?